La borsa internazionale del turismo si è confermata un'ottima vetrina per promuovere le destinazioni turistiche della Sicilia occidentale. Le aree espositive dedicate alla provincia di Trapani hanno registrato molti visitatori, così come gli incontri e le diverse conferenze stampa organizzate. Diversi gli amministratori locali e gli operatori presenti. A Milano anche la presidente del distretto turistico della Sicilia occidentale, Rosalia Darì, che si è soffermata sulle 7 prime esperienze scelte per fare conoscere la destinazione. È la prima volta che la Sicilia occidentale è presente in maniera, diciamo, da protagonista nello stand Sicilia della Bit. Abbiamo 20 teste di satiro in questi colori meravigliosi, abbiamo una bellissima montagna di sale, abbiamo le foto delle nostre saline, abbiamo il video del nostro territorio e anche uno spazio dove sta andando a ruba, credimi, sta andando a ruba tutto il materiale informativo e promozionale della Sicilia occidentale. Siamo contenti, è un'occasione di grande visibilità. Unica sinergia per promuovere un territorio ricco di storia, cultura e bellezze naturali nell'area espositiva del The Best of Western Sicily, dove i comuni di Castellammare del Golfo, Erice, Favignana, Pantelleria e San Vito Lo Capo, assieme al GAC, Isole di Sicilia, Liberty Lines e Funierice, hanno messo in campo una unica strategia. Durante la 3 giorni alla Bit di Milano si sono tenuti diversi incontri, tra cui quello dedicato alla Funierice, la società che gestisce il servizio di trasporto pubblico e turistico con il borgo di Erice. Devo dire che noi iniziamo a partecipare in Bit nel 2010, quando con la valigetta venivamo qua a contattare i tour operator, le agenzie di viaggio per proporre la funivia di Erice, ma anche il territorio del comune di Erice e tutte le bellezze della provincia di Trapani, per portare e fidelizzare quei gruppi che oggi costituiscono lo zoccolo duro dei passeggeri di Funierice. Cosa dobbiamo aspettarci da qui in poi? Noi abbiamo un obiettivo, che è quello di arrivare almeno oltre 500.000 passeggeri. In questo momento, comunque negli ultimi 3 anni, il trend è stato di 445-455.000 passeggeri, che già sono tanti, perché abbiamo un'unica destinazione che è Erice capoluogo, non siamo un aeroporto, e quindi noi vorremmo riuscire a incrementare e arrivare oltre 500.000 passeggeri. Spazio anche ai collegamenti marittimi con l'incontro dedicato alle destinazioni gestite dalla compagnia di navigazione Liberty Lines, raccontate dal direttore commerciale Nunzio Formica. Trapani sta crescendo notevolmente, la stazione marittima è nuova, l'aeroporto che sta riprendendo linfa con l'apertura di nuove rotte. Bisogna fare sinergia, bisogna lavorare insieme. Noi abbiamo da poco immesso in flotta un nuovo aliscafo, il Carmine, che adesso è stato alle Eolie, ma come dire, continuiamo a costruire. Ricordiamoci che nella nostra Sicilia occidentale, io lo dico con grandissimo orgoglio in tutti gli eventi a cui partecipo sia in Italia che all'estero, continuiamo a costruire gli aliscafi, li facciamo solo noi al mondo in questo momento. Io dico sempre, gli aliscafi che vediamo navigare nei nostri mari sono fatte da mani interamente siciliani, in particolar modo trapanesi, e di questo dobbiamo veramente andare fieri, perché questo sud, tanto messo agli angoli, tanto bistrattato, continua veramente a creare sempre innovazione, eccellenza, modernità.